Newcastle, Guimarães può partire. PSG alla finestra. Il Newcastle potrebbe essere costretto a cedere Bruno Guimarães, centrocampista di punta del club inglese, per rispettare i vincoli finanziari imposti dalla Premier League. Lo ha ammesso ufficialmente l'AD dei Bianconeri al Times. Sul 26enne è noto l'interesse del PSG. Juve. Nel mirino Ederson Dellatalanta. La Juventus guarda ancora in casa Atalanta per il centrocampo. Oltre a Cup Miners, riferisce Sky Sport, un altro profilo gradito a Giuntoli è quello di Ederson, ex Salernitana. Da capire se ci sono i margini per intavolare una trattativa con l'Atalanta già per gennaio. Il nome del classe 1999 è ovviamente alternativo a quello di Samardžić, sulla lista di sbarco dell'Udinese. Juve, Allegri, centrocampista? LASOCIETASA. Max Allegri ha fatto il punto sul mercato di gennaio della Juve. Se ho chiesto un centrocampista alla società, non è un discorso se io lo voglio o meno. Giuntoli e Manna stanno cercando di capire se c'è la possibilità di prendere un giocatore che possa integrarsi nel gruppo. Altrimenti sono contento del gruppo che ho e che mi sta dando risposte importanti. La società sa benissimo le cose che si possono fare, ma in questo momento se vai a toccare le cose che vanno bene puoi creare dei problemi, ha detto il tecnico dopo il successo sul Frosinone. Milan, l'ex obiettivo di AN Ilunga UMA diretto al Lione. Arnaud Danjuma, seguito dal Milan nello scorso mercato di gennaio prima di finire all'Everton, saluterà le Toffees nel mercato di gennaio. Il 26enne nigeriano, di proprietà del Villarreal, è diretto adesso al Lione. Lo scrive L'Equipe. PSG, ecco Sasha Boey, niente Inter e Juve. Sasha Boey, terzino destro del Galatasaray, proseguirà la sua carriera al PSG. Per aggiudicarselo i campioni di Francia verseranno 20 milioni di euro ai turchi di Abola. Niente Inter e Juventus quindi, che pure avevano sondato il terreno. Arsenal, occhi su Borja Mayoral, maxi richiesta del Getafe. L'Arsenal sta vivendo un periodo particolarmente complicato, complice le varie sconfitte patite nelle ultime giornate. Una situazione che lo ha costretto a fare i conti anche con il problema del gol che non arriva e che ha spinto i Gunners a buttarsi sul mercato. Secondo quanto riportato da Tesani, il profilo giusto sarebbe quello di Borja Mayoral, ma l'offerta di 25 milioni di euro è stata prontamente respinta dal Getafe. Il club spagnolo chiederebbe infatti almeno 45 milioni per privarsi dell'ex romanista. KOOPMEINERS, LAGENTE chiama LA Juve, piace a GUNTOLI, negli ultimi tempi. Con due gol rifilati al Milan in Coppa Italia, Teun Koopmeiners ha ribadito tutta la sua forza. L'olandese sta trascinando l'Atalanta, ma attenzione alle sirene provenienti dalla Premier, le quali si aggiungono ai noti interessamenti di Napoli e Juventus. Bayern Monaco, ecco il difensore. DIR per dimenticare DRAGUSIN. Perso Dragusin, finito al Tottenham, il Bayern Monaco ha affondato per un altro difensore. Trattasi di Eric Dier, il cui arrivo in Baviera è ufficiale. I tedeschi verseranno agli Spurs 2-2,5 milioni di euro come possibili bonus. All'inglese contratto di 6 mesi con opzione per un'altra stagione. Zidane, il quarto figlio lascia il Real, va al Betis. Elias Zidane,
quarto figlio del mitico Zizou, lascia il Real Madrid all'età di 18 anni per intraprendere una nuova avventura, sempre in Spagna. Il promettente difensore centrale, che ha già firmato le carte con il club di Siviglia secondo Marca, è stato messo sotto contratto fino al 2026. Lione, Sage confermato in panchina fino al termine della stagione. Protagonista della ripresa del Lione in campionato dopo l'esonero di Grosso, Pierre Sage non è più l'allenatore ad interim dei francesi. Il club infatti, ha ufficializzato la conferma del tecnico 44enne fino al termine della stagione. Una fiducia dettata dai risultati confortanti ottenuti in Ligue 1 nell'ultimo periodo. Il FENERBAHC e annuncia Bonucci. Leonardo Bonucci è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il club turco attraverso un post su Instagram ha ufficializzato l'ingaggio del difensore che lascia così la Bundesliga e l'Union Berlino dopo soli 6 mesi. Benvenuto nella nostra famiglia, Leonardo Bonucci, il messaggio pubblicato dalla società di Istanbul. L'ex giocatore della Juventus ha firmato un contratto fino a giugno. Genoa. Dragusin al Tottenham, arriva Spence. Radu Dragusin è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Il difensore romeno arriva a titolo definitivo. In rossoblù, invece, arriva in prestito Jay Spence, sempre dagli Spurs. Chelsea, rientro dal prestito per FOFAN a direzione Siviglia. David Fofana è stato richiamato dal Chelsea dopo soli 6 mesi e ha interrotto così la propria esperienza all'Union Berlino. Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, l'attaccante dei Blues potrebbe però presto spostarsi a Siviglia sempre attraverso la formula del prestito. Genoa. Ufficiale LAPPRODO di Spence in Liguria. Jay Spence è un nuovo calciatore del Genoa. I Liguri hanno annunciato l'ingaggio del terzino nella trattativa che ha portato Dragusin in Inghilterra, arriva dal Tottenham a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. DALLARGENTINA NAHITANNANDEZ vuole tornare al Boca Juniors. Nathan Nandes, in scadenza col Cagliari a giugno, ha intenzione di tornare al Boca Juniors la prossima estate. A scriverlo sono i colleghi argentini di TYC Sports. Il 28enne è in forza al Cagliari dal 2019. Salernitana. Pierozzi da Inzaghi, ufficiale il colpo. Adesso è anche ufficiale. Niccolò Pierozzi è un nuovo calciatore della Salernitana. L'ex difensore della Regina si trasferisce in Campania, dalla Salernitana, con la formula del prestito secco fino al 30 giugno del 2024. Genoa, dopo Spence ecco Bohinen, arriva dalla Salernitana. Salutato Dragusin e accolto Spence dal Tottenham, il Genoa è prossimo a chiudere un rinforzo in entrata. Trattasi di Emil Boainen, centrocampista in uscita dalla Salernitana, la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto obbligatorio, in caso di salvezza, fissato a 2 milioni di euro. Juve, ufficiale, Frabotta ceduto al Cosenza. Rientrato dal Bari, Gianluca Frabotta non resta alla Juventus ma si trasferisce nuovamente in cadetteria. Ad attenderlo il Cosenza, ufficiale il passaggio ai calabresi con la formula del prestito fino al termine della stagione. Udinese, Balzaretti, su SAMARDZIC nulla imminente, pronto per Firenze. La volontà dell'Udinese è lasciare Lucky il più tranquillo possibile, io e il mister gli parliamo tutti i giorni. C'è grandissimo interesse intorno a lui, è un ragazzo di talento ed è normale che ciò accada. Non c'è però niente di imminente,
Vogliamo che lavori con tranquillità per essere pronto alla trasferta di Firenze. Così responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Federico Balzaretti, rispondendo alle domande sul futuro di Lazar Samardžić nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lautaro Giannetti. Il Torino offre 5 milioni per DOIG, M a il Verona ne chiede 6,5. Continua la trattativa fra Torino e Hellas Verona per la cessione di Josh Doig, valutato dagli scaligeri 6,5 milioni di euro. Come riportato da tutto mercato web, i Granata avrebbero offerto 5 milioni, ma i veneti non sembrano intenzionati ad abbassare le proprie pretese, motivo per cui sarà necessario attendere ancora qualche giorno, soprattutto qualora venisse inserito nella trattativa anche l'approdo in riva Oladige di Jan Karamo. Chelsea punta tutto su Osimhen. Il centravanti nigeriano continua a essere il sogno di molti importanti club. Secondo il Daily Mail, per il Chelsea il bomber del Napoli è una priorità assoluta. Il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Londra, ma visto l'ammontare della clausola rescissoria, 120 milioni di euro, è probabile che la trattativa venga avviata in estate. Salernitana, per il centrocampo SI pensa a Basic. La Salernitana continua il proprio mercato in entrata e, dopo l'affare Palomino per la difesa, starebbe lavorando a centrocampo per Thomas Basic. Il giocatore della Lazio è ormai escluso dal progetto di Maurizio Sarri, motivo per cui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe gradire una cessione in Campania. Borussia Dortmund, ufficiale il ritorno di Sancho. Jadon Sancho è di nuovo un giocatore del Borussia Dortmund. L'attaccante inglese, che solo 2 anni e mezzo fa era stato acquistato dal Manchester United per la cifra monstre di 85 milioni di euro, fa dunque ufficialmente ritorno in giallonero. La formula è quella del prestito secco, fino al 30 giugno. Il Genoa cerca UN vice RETEGUI e pensa a Di Lunga URIC. Complice i diversi infortuni che hanno colpito Matteo Retegui negli scorsi mesi, il Genoa è alle ricerca di un nuovo bomber. I rossoblù avrebbero fatto un sondaggio per Milan Djuric dell'Hellas Verona, offrendo 2 milioni di euro più la cessione del cartellino di George Puskas, an offerta che non ha convinto gli scaligeri, che preferirebbero l'inserimento di Caleb Ekuban, come riportato da tutto mercato web. Juventus, SI pensa al centrocampo. Piacciono Ferguson e FRNDRUP. La Juventus potrebbe proporre due colpi low cost per il centrocampo. In caso di cessione di Filippo Ranocchia, in rientro dal prestito con l'Empoli, si potrebbe pensare di investire i fondi ricavati su un centrocampista già pronto, ma al tempo stesso che sia destinato a svolgere il ruolo di riserva. Fra i nomi messi in luce da Tutto Sport spiccano quelli di Lewis Ferguson del Bologna e Morten Frendrup del Genoa. C'è anche Linter per LI Corsa a Medina. Facundo Medina, già sul taccuino di Milan e Juventus, piace anche all'Inter. Secondo Footmercato, il difensore argentino, valutato 20 milioni di euro, è osservato dai nerazzurri. Milan, nome nuovo per LI Difesa, Nianzou. Secondo calciomercato.com, il Milan continua a scandagliare il mercato dei difensori. L'ultima pista porta a Tanguy Nianzou, classe 2002 del Siviglia, con un passato al Bayern Monaco e PSG. Potrebbe giocare anche come mediano.